Ciao Rashid, ciao. T'hanno incendiato lì il giaciglio, bruciato, no? Bruciato, bruciato. Quando è successo? Due giorni prima. Bruciato, sì. E qui tu che fai? Ti sei sistemato qua? Sì, sì. Si è spostato di due arcate, quindi diciamo il problema non è risolto. Sì. È vero Rashid? Rashid, il mondo parallelo di Rashid. Che cosa può succedere? Quello che purtroppo diciamo, oggi, vero? Oggi 10 volte portiere picche posta, 12 volte portiere picche, se ancora mercoledì a giovedì, due volte, 12 volte. Due volte, 12 volte alla posta. Sì. A fare che alla posta? Bottiglie picche, sì, bottiglie. Bottiglie. Bussare, bussare, sempre bussare. Bussare alla posta, la posta. E non ti aprono. Adesso no. Adesso non ti aprono. Venardi aperto, Venardi. Venardi, sì. Venerdì aperto. Il problema è proprio questo. Il problema è questo, che portare un'assegna. Un'assegna. Dio. Dove Dio? Angelo, dove Dio? Dio. Angela, dove Angelo. Dio? Domanda esistenziale. Lello e Angela. Angelo. Il problema è questo, che qualcuno pensa di eliminare il problema dando fuoco alle masserizie che il buon Rashid organizza per il giaciglio. E mettiamo il caso che... Governo, Presidente, domanda very pericolos, pericolos. Pericolo. Governo, Presidente, domanda very pericolos. Pericolo. Pericolos, pericolo. Ti senti in pericolo? Sì, portare soldi molto, mangiare io. I mangiare soldi. Io porto non assai soldi, poco dare soldi. Pochi soldi. Lui è sempre nel suo mondo parallelo, non è che esce dal mondo parallelo per entrare in quello reale, e c'è qualcuno che pensa che incendiando le masserizie può risolvere il problema, ma di fatto poi ci sposta soltanto un po' più avanti e il problema resta. Tino, perché? Perché? Perché la domanda che tutti si pongono è perché? Perché non si interviene? Adesso... 132 mesi erano in 132 mesi. Ora sono diventati 132 mesi, Tino, che sta dove? Che stai per strada? Strada 132 mesi che sta per strada, che si lava per strada, che fa i suoi bisogni per strada, e alla gente questo non piace perché ovviamente poi emana cattivo odore, perché poi la situazione igienico-sanitaria non è certamente delle migliori. Lui quantomeno non si droga. Giusto, non ti droghi, però bevi, ogni tanto bevi, vero? Anche perché, ve l'abbiamo raccontato mille volte, chi vive per strada in qualche maniera deve un po' riscaldarsi, non soltanto il corpo, ma anche la mente. Amico mio, portarono Arsenia Binardi, direttorino, amico mio. Amico tuo, ti ha portato l'assegno. Arsenia Binardi. Venerdì, Binardi, è sempre venerdì. Va bene, quindi dall'inferno di Corso Italia... Dal mondo parallelo di Rashid, dal giustiziere della notte che ha incendiato le masserizie di Rashid, lì, che poi Rashid si è spostato semplicemente a due passi. Molta acqua hai buttato tu, l'hai spento tu il fuoco, si è spostato di là e tutto... Quasi. Tutto. Cioè, cioè adesso, dopo, vediamo... mentre i passanti ovviamente si tengono ben alla larga da noi, che abbiamo la telecamera, stava cadendo la signora che voleva andarsene dall'altro lato, la foglia è inciampata, e da Rashid è tutto. Tomò.